Siamo nel cuore di Viterbo, nella zona di Sant'Andrea, nell'interno di una palestra bellissima. Abbiamo qui il titolare Riccardo Baldini. Allora Riccardo, parlaci un pochino di questa bellissima realtà che siamo venuti oggi a conoscere. Che attività svolgete, come è sviluppata l'attività e parlaci un pochino del tuo mondo. Allora, innanzitutto parliamo di quello che è il nome della palestra. Il nome è Due Shuren e Mind. Shuren è corpo in giapponese e Mind è mente in inglese. È stato fatto questa unione fra due lingue perché il karate è una delle nostre discipline, quindi logicamente abbiamo voluto fare un assemblaggio fra le varie scuole di pensiero, no? E questa è una palestra, l'unica palestra presente nel centro storico e anche quella più grossa presente a Viterbo, è 1300 metri quadri di superficie su tre livelli, due ingressi. È una palestra caratteristica perché è fatta con diciamo all'interno di una struttura in pietra antica, quindi molto sui generis, laddove logicamente lo stereotipo della palestra è quella magari di un sottoscala, di un garage. Beh, noi ci vantiamo in un certo senso di avere uno sviluppo su tre livelli e quindi avere una reabilità, una luminosità che è un po' una cosa non facilissima da trovare. Per quanto riguarda le discipline, diciamo le discipline sono abbastanza variegate, partiamo dalla disciplina appunto del bodybuilding e la preparazione atletica con i pesi mirata a tutti gli sport, i concorsi, anche per i concorsi militari, no? Concorsi militari per esperienza mia pregressa. E, l'attrezzatura è un'attrezzatura di altissimo livello, azienda leader della Technogym, sia quindi di qualità ma anche di quantità tale da poter soddisfare tutti i bisogni. Insomma, per essere chiari, non si fa la fila dietro la panca attendendo due o tre persone, perché veramente c'è uno sviluppo sia come numero di attrezzi ma anche come superficie calpestabile che ci consente un disimpegno, diciamo, degli utenti su vari settori. Tant'è vero che la palestra è suddivisa in settori razionali: abbiamo il settore coscia, il settore tronco arti superiori, il settore per i pesi, diciamo, pesi a peso libero, bilanciere a peso libero, e dulcis in fondo la parte addominale, un po', diciamo, tra virgolette, la madre di tutti i problemi. Altre le discipline più importanti sono quella della Muay Thai, condotte in maniera veramente molto, con grandissima professionalità, da Andrea Palazzetti, nonché campione mondiale, e i numeri gli danno ragione, in quanto abbiamo 42 persone frequentatrici, di cui 8 donne. Ragionavamo prima infatti di questa percezione della difesa personale che sta pian pianino prendendo piede anche nelle donne. E, abbiamo la Zumba, suddivisa in tre giorni a settimana. L'insegnante Daniela Camicia ha 6 livelli di Zumba, quindi è in grado di soddisfare tutti quelli che sono i riferimenti, tutti quelli che sono gli ordini di scuderia dal suo inventore Beto Perez, no? E poi abbiamo la disciplina dell'MMA e della Krav Maga, condotta in maniera anche questa molto professionale da Girolamo Medeli, insegnante. Per quanto riguarda l'MMA è l'unico, diciamo, uno dei pochissimi brevettati da Sakara Legionario, no? Ha preso lì l'abilitazione. E la Krav Maga, che è una lotta israeliana, è particolare per personale militare o paramilitare, in quanto sono tecniche di disarmo da corpo contundente, arma bianca o pistola. E abbiamo la box, in questo caso è chiamata box light perché non è a contatto pieno, dove abbiamo la presenza del campione Andrea Di Luisa, ogni tanto partecipa come presenza e come per dare consigli, ma il corso è tenuto da Massimo Bastianini, insegnante di pugilato. Abbiamo l'insegnante Katia di yoga, che fonde i tre stili tra yoga, pilates e posturale, soprattutto per combattere le ansie di natura personale e professionale, e anche il classico mal di schiena, che è un po' la problematica di questo periodo.
Abbiamo un'altra Katia che è insegnante di danza del ventre, una disciplina molto suggestiva, molto carina e che veramente sta prendendo piede, tant'è vero che siamo riusciti ad arrivare a 10 persone e per una disciplina del genere ritengo che sia un risultato di altissimo livello. E nel corso del karate gestito dal maestro Gianni Ottoni che sta pian pianino prendendo piede, ancora siamo agli inizi, no? Quindi lui è riuscito a fondere i due stili tra una difesa personale con tecnica antistupro e proprio insegnamenti propri del karate, è una disciplina che parte da zero, quindi con, logicamente con tutte le difficoltà delle discipline che partono da zero, pian pianino sicuramente siamo convinti prenderà piede sempre di più all'interno di questa palestra. Ecco, da voi vengono anche giovani, bambini, un pochino come siete strutturati in questo senso? Sì, diciamo che da noi vengono bambini per quanto riguarda il karate, giovani che noi infatti ne approfitto per dire che i giovani logicamente non essendo autosufficienti dal punto di vista economico, noi riusciamo ad avere delle convenzioni per quanto riguarda studenti elementari, delle scuole medie superiori, anche studenti universitari che non sono forniti di reddito e venire incontro per quanto riguarda la parte propriamente economica, no? E quindi e più logicamente per quanto riguarda, diciamo, abbiamo quindi tanti principianti perché essenzialmente la Valenza è strutturata come avviamento, no, allo sport per le varie discipline, abbiamo qualche intermedio evoluto e qualche agonista. Viene il signore con 50 anni che ha fatto magari poco sport nella vita, la pancetta, riuscite a pianificargli un... Questo è veramente la più grande soddisfazione del nostro lavoro, riuscire a infondere il desiderio di rimettersi in discussione, di rimettersi in gioco anche per persone che non hanno mai fatto niente e sono avanti con l'età, che magari si sono trascurate, così. Noi, questo costituisce la parte più bella del nostro lavoro, riuscire a dare uno spunto per poter, un insegnamento per avere cura, rispetto e amore verso se stessi attraverso l'attività fisica. Tempi di crisi, come vi siete organizzati, come la state fronteggiando, che riscontri avete? È innegabile che la crisi ha attaccato anche il settore palestra, considerato come da un certo punto di vista come un bene non primario, anche se poi noi qua diffondiamo benessere e salute, quindi la salute viene prima di tutto, no? E tant'è vero, io faccio sempre questa battuta che lo Stato a noi ci dovrebbe dare una detassazione perché noi effettivamente un bonus, perché noi facciamo una detassazione sulla spesa sanitaria nazionale, perché infondendo benessere, infondendo salute, automaticamente cosa facciamo? Cerchiamo di incidere il meno possibile su questa spesa sanitaria. E devo dire che i numeri ci sono e sono paradossalmente in crescita, perché la voglia di crearsi uno spazio personale, la voglia, il desiderio di crearsi uno spazio in cui concedersi qualche cosa per se stessi, la voglia di sentirsi bene, di stare bene, diciamo è il presupposto dei nostri numeri, cioè il presupposto del nostro lavoro. Noi i numeri ce l'abbiamo proprio perché la gente sente il bisogno di evasione, di staccare e di abbattere i livelli d'ansia attraverso la tipicità, appunto, una delle varie discipline. Ok, conclusione, siamo inizio anno, cosa ti aspetti, cosa vi aspettate da questo 2014? Noi il nostro obiettivo è quello di poter competere, tant'è vero che abbiamo fatto un lancio, continuiamo a fare dei lanci pubblicitari veramente cospicui e importanti per cercare di diffondere un messaggio, per cercare di diffondere una scuola di pensiero, un contributo di pensiero. Fate attività fisica per sentirvi meglio e per vedervi meglio. E ciò vi farà stare bene anche con voi stessi e sicuramente tutte le problematiche di natura ansia personale sicuramente verrebbero abbattute. Ok, allora complimenti, ci rivedremo sicuramente nelle prossime occasioni e buon lavoro. Chiunque vuole venire è nostro ospite. Ecco, ricordiamo la via. Via delle Caprarecce 89 è il primo ingresso e via di Sant'Andrea è il secondo ingresso dentro Porta San Pietro.
e l'attività fisica assicurata. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.